Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto Racing 92 che vi parla ed oggi unboxing della A6500, la mia nuova mirrorless. Scopriamola insieme. Chi mi segue da tempo sa benissimo che ogni volta che aggiorno la mia attrezzatura in modo da poter migliorare la qualità sul canale faccio un video update. E questo è proprio un video update per presentarvi la mia nuova mirrorless, ovvero la Sony A6500. Si tratta della top di gamma dell'azienda giapponese e ha un sensore APS-C da 24 megapixel, ma finalmente la possibilità di registrare in 4K. Era un upgrade che volevo fare da tanto tempo e che è stato possibile solamente grazie a voi, ma anche al supporto di VG Informatica, che ha contribuito insomma a farmi acquistare questa mirrorless. È un upgrade molto importante. Sicuramente passare dalla 5100 alla 6500 è un grande passo. Mi consente di avere poi il 4K, tantissime funzioni in più. Ovviamente non è perfetta, ci sono dei difetti. Per esempio, sentite i soliti gancetti che fanno un sacco di rumore quando fate i video. Lo schermo per esempio non è ribaltabile, si può solamente piegare così, ma ho acquistato anche delle altre componenti che mi consentono di avere tutte le funzionalità complete, anzi di avere un miglior controllo durante la ripresa. Vi farò un video, spero la prossima settimana, perché sto ancora aspettando alcune cose come il completamento di tutto il cage, che è praticamente un accessorio che consente di armare la fotocamera per poter poi montare tantissimi altri accessori come una luce esterna, un flash, un microfono, un display esterno, ma sto aspettando anche un display esterno. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, in modo da poi vedere il futuro aggiornamento per quanto riguarda tutte le componenti che ho acquistato per questa fotocamera. In più poi ha altre funzioni, oltre al 4K ha il sensore stabilizzato, cosa che mi consente di fare alcune riprese, alcune clip che finora non potevo fare perché la 5100 non ha il sensore stabilizzato e io non ho obiettivi stabilizzati, quindi ogni volta che riprendevo a mano libera, cioè, sembrava che fosse un terremoto. Poi ci sono tantissime altre funzioni che magari vi spiego più nel dettaglio. Fatemi sapere se volete magari non una vera e propria recensione, ma una panoramica di tutte le funzioni che porta questa videocamera, che è davvero bellissima. Io la sto provando già da 3-4 giorni e c'è tanto da imparare. Devo ancora un attimo familiarizzare con alcuni dei comandi che sono cambiati rispetto alla 5100, però il passo avanti a livello di dettaglio, le riprese in 4K sono davvero, c'è un livello di dettaglio, sono così croccanti che è davvero una goduria filmare con questa fotocamera. All'interno della confezione è molto semplice: Sony integra una sola batteria, un caricabatterie, un cavo per il caricabatterie e il classico laccetto, che però io non uso perché facendo video, avendo per la maggior parte del tempo la videocamera in situazioni controllate e montandola appunto sulla testa video che posseggo, non ho bisogno del laccetto, quindi lo lascerò nella sua confezione. E inoltre una cosa che sulla 5100 mi mancava tantissimo, ovvero la possibilità di collegare il microfono grazie al jack a 3.5 mm direttamente alla fotocamera, in modo da evitare la sincronizzazione in post, che va bene, viene bene, però è una cosa che si può risparmiare. L'ultima cosa, ma non meno importante, è il mirino elettronico che consente di avere il pieno controllo in situazioni di forte luminosità, dove i display delle mirrorless Sony in generale non danno proprio il massimo, insomma risultano quasi ingestibili. Tra le altre cose, ho visto che con qualche ripresa di prova il microfono integrato in questa videocamera non è affatto male, quindi sensore stabilizzato 19 mm che mi sta filmando adesso, quindi un bel grandangolo, e microfono assolutamente non male, in attesa che arrivi poi lo shotgun che ho intenzione di comprare, mi consentiranno di fare anche qualche vlog, magari quando vado in fiera, quando vado a qualche evento, magari posso fare dei vlog mentre monto dei computer insieme a VG Informatica. Insomma, tante cose in più, tante opportunità in più, non è solo un upgrade dal 1080 al 4K, ma mi consente di fare tantissime riprese che altrimenti non avrei potuto fare. Ovviamente non è una videocamera
telecamera che vi consiglio se dovete iniziare a fare YouTube. Però questa è una passione, una cosa che voglio portare avanti con serietà, e questo secondo me era un upgrade da fare. È bellissima, vi lascerò delle clip in sovraimpressione, ma sono molto contento e davvero vi ringrazio per avermi consentito di poterla acquistare, potermi permettere questa videocamera. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Fatemi sapere se volete un video di opinioni su questa videocamera, dove elenco pregi e difetti dopo un po' di utilizzo. Sicuramente vi porterò un video con tutta l'attrezzatura che mi deve ancora arrivare. Noi ci vediamo al prossimo video e io continuo a giocare con lei. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto, lasciate un bel mi piace. Ciao!